Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi torno con un nuovo video in cui vi parlo di tutti i prodotti top, tutte le scoperte che ho fatto su Amazon nel corso ormai dell'ultimo anno, perché questo è un video che ho fatto, che avevo fatto 2 o 3 volte nel 2019 e all'inizio del 2020, mi sembra, proprio inizio, e dopo non ho più fatto perché ogni volta cercavo di accumulare un po' di cosine. E poi dicevo, ma aspetta, devo comprare anche questo, devo comprare anche quello. Alla fine è passato un sacco di tempo e mi dispiace perché appunto alcuni prodotti li ho anche già terminati e buttati e quindi ormai non ve ne sto a parlare. Adesso ho diversi prodotti, ve ne parlo subito perché poi appunto ho paura che, come ho fatto le altre volte, dico, ah, ma aspetta, prendo anche quello, aspetta che vedo anche quello e dopo va tutto nel dimenticatoio. Io dovete sapere che amo acquistare online su Amazon, è comodissimo, sono ovviamente iscritta ad Amazon Prime e quindi sono abituata proprio a prendere un prodotto la sera, anche tardi, e il giorno dopo già ce l'ho, è veramente super comodo, senza pagare spese di spedizione, in più c'è Amazon Prime Video, insomma un sacco di benefici con cui io mi trovo molto bene. Mi piace un sacco anche perché poi nel corso degli anni ho avuto modo di conoscere anche diversi brand, diversi prodotti che magari non sono reperibili fisicamente nei negozi, quindi appunto, quindi sono sempre contenta di trovare delle novità e di magari di potervene poi parlare. Prima di cominciare questo video, come sempre, vi ricordo se vi fa piacere di iscrivervi al mio canale qui sotto per non perdere tutti i prossimi video e di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto. Comincio subito e comincio da un prodotto per capelli che sto adorando. L'ho acquistato l'anno scorso, quindi lo sto utilizzando ormai da più di 6 mesi, credo. Sì, parecchio di più di 6 mesi e mi trovo benissimo. Si tratta della spazzola Wet Brush, famosissima. Io ho questa qui in questa versione, adesso ci vedrete anche qualche capello dentro e devo dire che è una meraviglia. Questa è una spazzola che vado a utilizzare quando ho i capelli bagnati, quindi già lavati e già tamponati, e vado a dare una prima pettinata per andare a togliere magari alcuni capelli che magari appunto si stavano staccando e quindi vado a pulire i capelli in eccesso, diciamo. Ma è una spazzola veramente, veramente ottima da utilizzare sul capello bagnato perché non vi va a spezzare il capello, ve lo va a pettinare benissimo, anche se bagnato, ma non vi va appunto a spezzare il capello attaccato alla cute, vi va a togliere semplicemente i capelli che magari si erano già staccati in precedenza. E li va a eliminare, vi pettina bene i capelli senza formare assolutamente nodi, oppure appunto sul capello umido, magari si fa un piccolo nodo sul fondo dei capelli, non fa niente di tutto questo, appunto non vi va assolutamente a spezzare il capello. Ottima, ottima spazzola, io l'ho trovata appunto su Amazon e a un ottimo prezzo e quindi ve la consiglio. C'è anche in altri colori se vi interessa. Restando in argomento capelli, ho acquistato su Amazon la linea di Garnier Fructis, quella all'anguria, la linea rivitalizzante, che fisicamente ho visto adesso solo alla saponeria, se vi interessa, altrove non l'ho vista, ma su Amazon la trovate tranquillamente e tra l'altro anche a un prezzo inferiore, mi pare che in negozio, mi pare che alla saponeria. Mentre questa, per esempio, l'ho pagata 4,99 euro, alla saponeria al prezzo di 6,99 euro, per esempio, per la maschera. Ottima, questa linea mi piace tantissimo. Qua è indicata per capelli fini, io ho un capello molto grosso e non mi appesantisce assolutamente il capello. Io sapete che adoro l'anguria, quindi è una linea ottima da utilizzare anche durante il periodo estivo, molto carina. Ha un profumo dolcino, fruttato, delizioso. E mi piace da matti. Ve la metto nel video di Amazon perché appunto l'ho acquistata su Amazon, secondo me è anche un buon prezzo e nulla, se avete Amazon Prime vi arriva già comodamente a casa il giorno dopo, quindi è una linea che vi straconsiglio. Sempre restando in tema sotto la doccia, sto adorando questo bagno doccia di Johnson's.
all'anguria e rosa, meraviglioso. Io questo non l'ho visto da nessuna parte fisicamente, quindi ho voluto assolutamente provarlo qua su Amazon. Ha un profumo che per l'estate è favoloso perché ha un profumo fiorito e fruttato, un mix dolce non stucchevole, fantastico. È proprio fresco, un profumo fresco, rivitalizzante. Mi piace tantissimo. Ah, ecco, appunto dice un effetto rinfrescante, revitalizzante, buonissimo, un boccettone da 750 ml, sì. Io adoro a volte prendere dei doccia schiuma che magari fisicamente non trovo, con delle profumazioni che magari sono uscite all'estero, ma da noi no. E questa è stata veramente meravigliosa, buonissimo, straconsigliatissimo. Naturalmente di tutti i prodotti vi lascio il link qui sotto, quindi siccome poi spesso nei commenti mi chiedete, vi lascio tutti i link diretti, non sono affiliati, qui sotto, quindi trovate tutti i prodotti, a meno che non siano nel frattempo non più disponibili. Insomma, comunque vi lascio tutto scritto qui sotto nell'info box, dateci un'occhiata. Altra scoperta di Amazon dell'ultimo anno ormai è stata le Petit Marcellier, questa linea al burro di karité, mandorla dolce e olio di argan. Io vi mostro il lipstick, sapete che ne ho uno già in utilizzo, l'ho quasi terminato, ne ho già comprati diversi, uno l'ho dato a mio marito, uno ne ho in scorta, questa linea l'ho adorata, ho comprato anche la crema per le mani. La crema per le mani e il gel doccia da provare, e questa linea è favolosa. Un profumo di appunto burro di karité, mandorla dolce, olio di argan, più che altro invernale, ma non necessariamente. È un profumo dolce che non stucchevole, molto buono. Ed è uno stick labbra davvero, davvero nutriente, piacevolissimo da applicare sulle labbra e vi nutre davvero benissimo le labbra. Meglio di qualsiasi mascherina per le labbra, questo veramente è una meraviglia. L'ha utilizzato stravolentieri anche mio marito, gli è piaciuto tantissimo, quindi veramente è una linea che vi consiglio. So che di questo ci sono anche altre cosine, c'è la schiuma detergente per il viso che non ho provato e anche lo scrub corpo che anche quello non l'ho ancora provato. Comunque vi metto il link al balsamo per le labbra perché poi vi vengono sotto in automatico consigliati tutti gli altri prodotti della linea. Vi consiglio anche uno struccante bifasico che al tempo avevo acquistato e aveva un prezzo sotto i 10 euro, mi pare che adesso sia aumentato di prezzo, comunque se vi interessa ve lo linko lo stesso qui sotto. È un brand giapponese e si chiama Bifesta e questo è il bifasico Eye and Lip. Ovviamente struccante, strucca veramente la qualunque, vi lascia un leggerissimo film oleoso un pochino anche sugli occhi, però poi dopo andate con il resto dei passaggi di detergenza e quindi andate tranquillamente a rimuovere, però è uno struccante bifasico eccezionale, vi va veramente a rimuovere tutto. Se magari avete voglia di provare un bifasico diverso perché come me, vi piace un po' spaziare anche un po' nei brand, nei prodotti, e questo veramente è ottimo. Dietro c'è scritto tutto in giapponese, quindi non capite una cippa, comunque consigliatissimo. Come detergenza, vi consiglio, adesso questi si trovano anche fisicamente in negozio, però su Amazon mi pare che abbiano ancora un prezzo migliore, le schiume detergenti di Dove per il viso, le ho dorate, ho utilizzato quella classica, quella blu con la classica profumazione di Dove e adesso sto utilizzando questa per pelli grasse, pelli miste grasse, opacizza e purifica i pori. In realtà non vedo grandissime differenze, però la schiuma è favolosa con questo buonissimo profumino di prodotti Dove, e, utilizzata soprattutto al mattino. È una coccola eccezionale.
Vi metto il link anche di questo perché appunto è un prodotto che mi pare che abbia un prezzo migliore su Amazon rispetto che in negozio. Per esempio, io questi li ho acquistati tutte e tre le versioni, li ho pagati 4,99 l'uno. In negozio li ho visti tipo ad Atigotà a 7,99 l'uno. Se vi interessa prenderli a un prezzo inferiore, se hanno ancora un prezzo inferiore, vi lascio qui sotto i link. È comunque una schiuma deliziosa per il viso. Poi due gel detergenti che ho acquistato di recente, ma che mi hanno subito colpito e che ci tengo a linkarvi qui sotto perché mi sono subito piaciuti. Uno è questo del brand Wonder Company. Il prodotto è Wonder Routine, gel detergente con acido ialuronico, vitamina C e acqua di fiordaliso. Un gel detergente che va a illuminare, detergere la pelle in estrema delicatezza, perché appunto contenendo il fiordaliso è estremamente, estremamente delicato sulla pelle. Io lo adoro. Questo mi piace utilizzarlo al mattino. È fresco, piacevole e iper delicato. Se cercate qualcosa così, soprattutto con vitamina C, quindi con un effetto anche illuminante, questo è veramente consigliatissimo. Ci sono diversi prodottini di questo brand che pian piano magari andrò a esplorare. Al momento ho acquistato solo questo, però veramente mi ha colpito subito, ve lo consiglio assolutamente. E un altro gel detergente, sempre per andare a illuminare il viso, è questo gel detergente con vitamina C. Rinnovatore illuminante di Rock. In realtà questa linea l'ho appena vista, dunque da Atigotà e contiene tutta una miriade di prodotti, anche appunto creme e altro, ma ho visto che ha dei prezzi molto più alti da Atigotà. Io vi lascio il link al gel detergente, poi gli altri prodotti non li ho provati. Però comunque anche il gel detergente costa decisamente meno e molto buono anche questo, fresco, piacevole, un buon profumo di agrumi, delizioso, delicato. Anche questo ho provato al mattino, veramente una coccola. Comodissimo così col pump dosatore e ve lo consiglio assolutamente. Una maschera viso che mi sta piacendo tantissimo di questo brand che ho trovato solo su Amazon. Il brand si chiama Clarose, ve ne ho già parlato in qualche video, mi pare. Questa è una maschera detossificante, idratante e illuminante con yogurt e prebiotici. E tutta questa linea, tutto questo brand è a base di oli di rose preziosi, molto molto buono. Una maschera in crema, bella soffice, che vi va subito a fare un effetto illuminante, rivitalizzante della pelle, addolcente, ammorbidente con questo buon profumino di rosa e di yogurt, veramente delizioso. Sono 100 ml, ma è una maschera che ho utilizzato penso almeno già più di 10 volte e mi è sempre piaciuta tantissimo. All'inizio sempre sentite un lieve pizzicore, soprattutto magari nelle zone più sensibili, io per esempio la mia è questa qua, un lieve lieve pizzicore che dura meno di 5 secondi, poi sparisce e la pelle non mi si arrossa, non mi dà nessun problema, né sfoghi né niente e lascia proprio la pelle bella, più luminosa, più radiosa, veramente buonissimo. Ci sono tantissimi prodotti anche di questo brand che però non ho approfondito, ma questa maschera ve la consiglio assolutamente. Un altro prodotto meraviglioso che ho scoperto su Amazon è di questo brand Simon & Tom Barcellona, il soft peeling gel, peeling esfoliante enzimatico che purifica, illumina e uniforma con enzimi di papaya estratto di cetriolo. Questo è il pack esterno. Al suo interno, carinissimo, troviamo il prodotto, bellissimo nel suo pack. E questo è il peeling al suo interno. Un profumo fruttatino di papaya, delizioso. Ed è praticamente questa consistenza quasi scrub che voi andate ad applicare sul viso. È delicatissimo, non irrita, non è un peeling particolarmente forte.
Va applicato su pelle bagnata e pulita, massaggiato per 1-2 minuti e poi sciacquato con acqua tiepida. Quindi l'applicazione è super velocissima, non dovete star lì un'ora col peeling sul viso. E bello, 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 vi lascia proprio la pelle bella esfoliata, rimpolpata, rivitalizzata. Proprio cambia colore alla pelle, veramente buonissimo, buonissimo prodotto. Anche questo è uno di quei brand che se non ci fosse Amazon non avremmo modo di conoscere perché non credo sia neanche un brand rivenduto da noi in Italia. Comunque, consigliatissimo. Sempre pro pelle luminosa, adoro questo siero di Eclat alla vitamina C. Anti-age e antiossidante, questo qui, siero carinissimo, sono i classici 30 ml, il siero costa meno di 7 euro, mi pare siamo sui 6 euro e mi piace tantissimo, lo utilizzo tutti i giorni al mattino, non ha un odore prettamente buono, diciamo, ma dopo un paio di giorni non si fa caso. Mi sta piacendo tantissimo, questo mi sta aiutando veramente tantissimo insieme naturalmente a tutti gli altri prodotti che utilizzo a rendere la mia pelle più bella, più luminosa e veramente consigliatissimo soprattutto perché ha un piccolissimo prezzo. Veramente i prodotti Eclat ne ho provati diversi negli anni e mi sono sempre piaciuti tutti, mi sono sempre trovata benissimo e quindi ve lo straconsiglio. Poi un brand che ho scoperto su Amazon che so che adesso è anche rivenduto su altri siti, però io l'ho preso su Amazon, è il brand Detox Skin Food che va un po' a rifarsi, secondo me, sul brand Youth to the People che è rivenduto da Sephora, per esempio, che è un brand favoloso con cui io mi trovo benissimo. Questi sono prodotti molto simili anche nel pack, nelle formulazioni, vanno molto un pochino a copiare il brand, ma costano notevolmente di meno e non li ho trovati meno efficaci. Comunque io ho in uso lo scrub viso, che è una sorta di marmellatina molto liquida, ma molto efficace. Buono, mi piace un sacco. Mi piace un sacco anche la maschera. Questa è una maschera detox che contiene un sacco di piante, calè, tè verde, spinaci, argilla verde, strato di limone, strato di menta, olio di avocado, un sacco di ingredienti favolosi e rende proprio la pelle più pulita, più detossificata, detossinata, più luminosa. Mi piace tantissimo. Anche questo ha un profumo un po' erbaceo, non gradevolissimo, però insomma non mi dispiace. E poi c'è il gel detergente che in realtà ve ne avevo già parlato, l'ho utilizzato un paio di volte, infatti vedete che è praticamente nuovo, ma è un prodotto che è perfetto per me da andare a utilizzare durante il periodo estivo, perfetto per pelli miste grasse, questo è proprio in tutto per tutto anche negli ingredienti, quello di Youth to the People che mi è piaciuto un casino, ve ne avevo parlato un paio di anni fa. Ed è perfetto, perfetto per una pelle vista grassa, soprattutto durante appunto il periodo estivo. Bello, pack in vetro. Mi piace molto questa azienda perché anche in questo va un po' a copiare Youth to the People, ha i pack esterni in cartone e i pack interni in vetro. Quindi molto molto carino con poco utilizzo di plastiche. Un altro prodottino che però ho preso da pochissimo è questo di Coconoi, il Bora Bora White Sand Face Scrub, che come vi avevo detto ero convinta fosse uno scrub per il corpo, invece è uno scrub per il viso, ma pazienza, lo uso molto volentieri. Il pack è stupendo, sa proprio di estate, di spiaggia, infatti al suo interno lo scrub. Ha un profumo di cocco delizioso, non fasullo, diciamo proprio di cocco vero, e ha queste particelle che sembra di essere su una spiaggia tropicale, cioè proprio bellissimo. Mamma mia, è un profumo veramente strepitoso. Ed è un prodotto che va a purificare la pelle. Contiene olio di cocco e olio di noni.
Veneziano, famoso per le sue proprietà antiossidanti, antibatteriche e antinfiammatorie. Veramente, veramente meraviglioso. L'olio di cocco che utilizzano è certificato della Thailandia e Filippine. Veramente, veramente uno spettacolo. Tra l'altro, questo ce l'avevo nel carrello da un po', perché variava sempre un po' di prezzo, a volte aveva un prezzo anche un po' alto, e finché un giorno l'ho beccato che era tipo a 5 euro, 6 euro, quindi l'ho preso subito. Ripeto, pensavo fosse un olio, uno scrub per il corpo, ma va benissimo anche per il viso. Comunque, favoloso questo prodottino. Poi, maschera in tessuto, sto provando queste di Find. Devo dirvi la verità, queste sono i patch per gli occhi, che sono proprio a forma di mascherina, quindi andate proprio, non sono dei patch che vanno applicati sotto gli occhi, c'è proprio la mascherina completa contorno degli occhi, e mi piacciono, ce ne sono 5 all'interno, hanno diversi effetti. Comunque vanno proprio bene a levigarmi la zona del contorno occhi. E sto provando anche le maschere in tessuto, però non mi stanno piacendo. Qua ce n'è 10, ce n'è 5 tipi, 5 tipologie di maschere, 2 maschere per ogni tipologia, ma non mi stanno piacendo perché sono effetto cerotto e fanno anche un po' male quando si vanno a togliere, e non ho visto particolari effetti, per dirvi la verità. Mi dispiace perché ci contavo su queste maschere, invece non sono per niente imbevute, sono maschere appunto quelle effetto cerotto. Le varie tipologie a me sembrano tutte uguali, e tra l'altro quando andate a togliere poi la maschera vi rimangono anche dei pezzettini attaccati, e quindi con il tonico devo sempre andare a pulire il viso, e quindi vanifico comunque l'effetto della maschera. Quindi queste ve le cito, ma perché ce le ho, le sto provando, ma non ve le consiglio. Mentre i patch per gli occhi sì. E vi cito queste maschere in tessuto perché mi sono arrivate l'altro giorno, non le ho ancora provate, ma mi fanno morire, sono nel pack. Se avete un'amica, una mamma, una collega, insomma, appassionata di maschere in tessuto, questo è un regalo carinissimo, forse un po' infantile, ma carinissimo. Ed è un pack di maschere in tessuto, un kit completo di una settimana, ogni maschera ha un particolare infetto in base alla giornata della settimana. Il lunedì un tipo di maschera, il sabato e la domenica un altro tipo di maschera. Carinissimo. Qua dietro è anche tutto, vi raccontano un po' tutti i vari utilizzi della maschera in base alle sue proprietà. Un regalo veramente, secondo me, un regalo simpaticissima, veramente super super carina. Ripeto, devo provare ancora le maschere, però intanto volevo farvele vedere perché sono troppo troppo carine. Tra l'altro, fatemi sapere se per caso le avete già provate. In ogni caso, erano molto ben recensite, quindi mi sono fidata, ho provato a prenderle. E in questo video volevo anche inserirvi un paio di cosine non beauty, perché comunque acquisto un sacco di cose anche non beauty su Amazon, molto utili, che quindi magari mi faceva piacere parlarvene. Di tante che ne ho provate, vi consiglio, in questo caso sono 3 prodotti che proprio per me sono super top. Uno, siamo un po' fuori tempo, però ve ne parlo lo stesso. Sono questo paio di guantini molto carini, molto morbidi e caldi, perfetti per l'inverno, che hanno la parte del pollice e l'indice che sono touch, quindi perfetti per andare a utilizzare lo stesso il telefono. Magari siete fuori casa, fa freddo, appunto indossate i guanti, però dovete utilizzare lo smartphone. Questi sono perfetti per andare comunque a utilizzare il touch dello schermo. Oppure io a volte le utilizzo quando magari mi faccio una maschera in tessuto alle mani, poi vado ad applicare questi guantini qua e posso starmene sul divano e posso tranquillamente farmi i fatti miei col telefono, perché comunque ho i guantini con cui posso toccare lo stesso lo schermo. Un'idea carinissima. Ripeto, so che siamo fuori stagione per i guanti invernali, però ripeto, io lo utilizzo anche così sul divano e li trovo ottimi. Un altro acquisto fantastico che ho fatto l'anno scorso, quando ci siamo trasferiti in una casa nuova, sono stati, ora ve ne faccio vedere uno vuoto, sono stati questi, magari vi metto una foto
della confezione piena, diciamo, questi qui che sono, dei portaabiti perfetti per fare il cambio di stagione. Sono giganteschi, considerate che in uno di questi io praticamente ci ho quasi messo tutta la mia roba estiva per spostarla nella parte alta dell'armadio, ma che non prendesse polvere. Vedete la confezione? Adesso è ancora un po' piegata, ma è veramente gigantesca. Ripeto, magari vi metto da qualche parte una foto del contenitore pieno, o comunque vi lascio il link su Amazon. Dove vedete dare recensioni, ci sono un sacco di foto, comodissimi, poi si piegano, diventano molto piccoli, quindi super pratici. E questi sono ottimi appunto per il cambio stagione che magari si sta facendo state facendo magari in questo periodo. E io infatti adesso in questi vuoti andrò a inserire tutta la roba invernale, appunto i maglioni lavati in cui non ho voglia di mettere via e che prendano anche polvere. Infine vi parlo di uno dei migliori acquisti che io abbia mai fatto su Amazon, che può essere una sciocchezza, ma non lo è. Ed è una coperta da divano, o meglio, per me è la coperta da divano. E per me fino a fine maggio almeno la coperta sul divano la sera guardando un film ci sta sempre, a meno che non faccia particolarmente caldo a maggio, ma adesso siamo a fine aprile, fa ancora freddo la sera. E la metto tranquillamente ed è una delle coperte più pelucciose che voi potrete mai provare. È veramente di una morbidezza strepitosa, è morbida come un peluche. Io ora non ve la apro, ma è gigantesca. Considerate che è tutta aperta. Noi abbiamo anche una penisola del divano che si apre per stendere i piedi. La coperta tutta aperta copre tranquillamente tutto il divano ed è appunto, ripeto, di una morbidezza pazzesca. Io l'ho lavata e asciugata sia all'esterno sia all'aria che in asciugatrice, si asciuga benissimo senza problemi, non perde peli per niente, peli, pelucchi, non perde nulla ed è appunto, ripeto, morbidissima. Veramente questo è uno dei migliori acquisti che abbia fatto. L'ho acquistata ancora a fine 2019, però appunto non ve ne avevo ancora parlato e bella, bellissima da avere tutto l'anno, secondo me. A parte, ok, d'estate magari quando fa parecchio caldo, ma per il resto dell'anno perfetta. Bene, miei cari, questi erano tutti i prodotti top di Amazon. Nel tempo io poi acquisto continuamente prodotti su Amazon, quindi spero la prossima volta di non aspettare tutto questo tempo per rifare il video sui prodotti. Vi terrò aggiornati sui prossimi acquisti. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere quali sono i vostri prodotti consigliati su Amazon, mi piace sempre conoscere nuovi prodottini, poi io tanto li vado a mettere nel carrello e piano piano insomma acquisto un po' tutto. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al mio canale per non perdere tutti i prossimi video. Io vi saluto, vi mando un bacione grande e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!